Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Oggi vi presento spacchettamento Stenum della campagna C6. Qua troviamo la bolla, ovviamente ho messo tutto dentro questa bustina con scritto Stenum, con tutti i prezzi, tutto quello che ho ordinato, il bollettino da pagare e tutto quanto. Poi ho ordinato i cataloghi di campagna 7 che vanno fino all'11 maggio, dove nel retro troviamo l'offerta del window spray, che io consiglio vivamente perché è un prodotto super super super. A parte adesso che lo trovate a un prezzo abbastanza economico, 5,90 rispetto a quello che può costare di solito, però è veramente buono perché abbiamo fatto le pulizie tra virgolette di primavera e non lascia aloni. I vetri praticamente sembrano praticamente che non ci siano nemmeno. È un prodotto buonissimo e anche profumato, quindi ve lo straconsiglio. Prima cosa, mi sono stato ordinato questo dip gel, è il disincrostante per le superfici del bagno da 750 ml. I prezzi ve li dico poi in descrizione, proprio per non stare lì a sfogliare il catalogo, perché ci metterei solo più tempo e verrebbe un video praticamente lungo, anche perché vi faccio vedere quello che ho ordinato io e quello che ho ordinato alle clienti, quello che ho ordinato io. Quindi disincrostante da 750 ml. Poi c'era l'offerta dei due super antroce killer da 300 ml. Mi hanno ordinato SOS Assorbo, che questo ve l'avevo già fatto vedere, che io l'avevo preso in anteprima nello spacchettamento precedente, da 250 ml, quindi un elimina odori, si mette direttamente su una spugnetta oppure sulla superficie da trattare e praticamente viene via. Io devo ancora utilizzarlo, però poi vi farò sapere, oppure chi l'ha già utilizzato me lo faccia sapere, così almeno so già come funziona. Da 250 ml. Poi mi hanno ordinato l'Aquilaun detergente ultra concentrato. Questo qua è alla vaniglia, gelsomino e fiori d'arancio, se non sbaglio. Sì, fiori d'arancio sono un po' di tutto. E questo è da 750 ml. Poi mi hanno ordinato, questo è un set con in arrivo praticamente della primavera barra estate, che ovviamente con sto tempo qua in provincia di Torino e quindi anche a Torino è un tempo da schifo, non so al sud come sarà, però quindi no insect da 100 ml, l'arnica gel da 50 ml e Cool e Calm da 50 ml, che questo appunto serve per prevenire il grattare quando vi appunto. E questo è il mentolo, l'arnica è molto buona come prodottino, e anche il no insect io lo devo poi prendere perché mi sono sempre trovata bene. Poi gli ultimi due prodottini di make up per quanto riguarda le clienti della linea Flomar, mi hanno ordinato questo bellissimo smalto nella colorazione Prime Red numero 11. Dovrebbe essere abbastanza anche a lunga tenuta. E poi della Flomar, sempre questa bellissima palette nella colorazione Nude Dudes, la 07. E purtroppo non ve la posso aprire, però sono questi bellissimi colori, sono molto molto caldi. Eccoli qua, questi. Poi invece dal catalogo della festa della mamma, che poi vi metterò le foto, mi hanno ordinato questo gel doccia al vaniglia neroli, e in allegato c'è praticamente questa confezione che è un vaso praticamente, infatti qua scrive per il mio fiore più bello, auguri mamma. Eccolo qui, ed è una scatola vaso, molto carina, firmata QT Paris. Poi, quello che ho ordinato io, sempre anche inerente qualcosa alla festa della mamma, è intanto, anch'io ho preso per
per mia mamma per fare il regalo questo nella profumazione Rose Gaillac con la sua confezione in allegato. E poi con 1,90 € acquistando appunto un prodotto dal catalogo della festa della mamma. Un prodotto si poteva avere questa 1,90 € che è la pochettina. Io ho già messo rinchiusa dentro i prodottini, ma ovviamente me la regalerò a mia mamma questa, perché ho preso due prodottini appunto per lei di make-up e poi gli piaceva, quindi ho colto l'occasione per prendermela. È molto bella perché è in tessuto e ha questa bellissima bocca con questo rossetto e dentro è molto molto capiente. Io ho messo i miei prodotti più quelli. Guardate, non si vede bene, anche perché ve la svuoto. Così vi faccio vedere cosa c'è dentro. Eccola qua. Non c'è niente. Eccola qua. Ed è così. Molto molto capiente. Bellissima. Carina. Quindi, allora, io mi sono acquistata questo set. Il blush sempre della Flomar con il suo pennello che costa anche da catalogo, però poi vi metto i prezzi in descrizione, ed è questo bellissimo blush in questa bellissima colorazione, che c'era solo questa, ma molto molto bella. Ha un piccolo specchiettino qua sopra ed è questo bellissimo, molto molto bello. Questa colorazione così sul rosa è un po' molto molto bello. E poi in allegato, scusa, insieme sempre con la scritta Flomar, il pennello si apre così, si gira ed esce il pennello. Eccolo qui. È bellissimo perché è proprio effetto cashmere. Anche questa dovrebbe essere colorazione cashmere. No, pink bronze, scusate. Pink bronze, però anche questo è molto molto bello, molto morbido con queste setole. Poi le rimetto qua dentro così almeno io, sempre per me, ho acquistato la palette, non potevo non prenderla. Golden Caramel, questa qua, la 04. E i colori sono fantastici perché sono colori sempre molto caldi. Eccola qua. Non è con lo specchietto, però non fa niente. Eccoli qui, i colori sono questi. Anzi, così almeno non c'è tanto controluce, vi la faccio vedere meglio. Eccola qua. Bellissimi questi colori, color terra, molto molto belli. E le palette, se non ricordo male, erano 11,90. Poi, per mia mamma, appunto, che lei ama tanto i rossetti come la sottoscritta. Ovviamente io amo tutto il make up, se no non farei questo lavoro. E gli ho preso il rossetto, questo qua, Sterry Rose. Questo si presenta con questo bel packaging con la scritta ovviamente sempre della Flomar. Adesso c'è il controluce, non si vede molto, però c'è scritto Deluxe Cashmere Lipstick Stilo. E si presenta così. Eccolo qua. Questo bellissimo colore. Non vi posso fare lo swatch, ma proprio per una questione, sai, visto che è un regalo. Eccolo qui. E questa è la numero 202. È waterproof. La matita sempre insieme. E questa dovrebbe essere la soft pink. Una soft pink. Ed è questa qui. Vi faccio lo swatch, lo faccio qua. Ed eccola qua. Poi io mi sono ordinata sempre la matita numero 202 Soft Pink Waterproof. E questo rossetto Extreme Matte Lipstick. Bellissimo il packaging, sempre della Flomar. Questo è il numero 15 ed è mi sembra chocolate, se non sbaglio. Guarda un attimo.
Sì, chocolate. Ed è così, marrone. Qua anche la bellezza di questo rossetto è che trovate anche la scritta Flomar qua. Vi faccio lo swatch. Eccolo qui, chocolate. Bello, molto molto bello. Mi piace anche il packaging esterno, interno, scusate, perché è molto bello. E poi questo era un set in offerta da catalogo ed è questo sempre della Flomar Miracle Pen Slim Touch. Questa è nella colorazione Emerald Green, lo 005, è praticamente l'eyeliner. Vi faccio lo swatch. Eccolo qui, molto bello perché scrive anche molto bene, molto intenso. E in allegato, io dico sempre un allegato, ma insieme, c'era questo che è waterproof, mascara nero. Waterproof ed è praticamente 10 volte più voluminoso. Lo scovolino è questo, anche il packaging non è male. Ed eccolo qua. Questo è lo scovolino. Bene. Bene, ragazzi, il spacchettamento di oggi è finito. Il tempo di montare il video con tutte le relative foto per quanto riguarda il catalogo Festa della Mamma, con tutte le descrizioni e tutti i prezzi. Io vi do appuntamento al prossimo spacchettamento che avverrà in breve tempo, anche quello, perché ho un po' di cosine da farvi vedere. E vi aspetto alla prossima. Ciao a tutti!